Pro. Adesso vi spiego la scala americana. Siccome quando noi diciamo o diavolo, il diavolo è un no. Allora, capro, che facciamo? Gli americani hanno detto, beh, visto che noi conosciamo l'alfabeto, è buono, iniziamolo col diavolo. Hanno inventato il la. Il la si chiama A. Poi dobbiamo passare un'altra nota, non possiamo fare. Ci hanno pensato per tanto tempo, poi ci è venuta un'idea, proprio B, chiamiamola B, B. E il C è diventato B. E poi dobbiamo fare anche il Do. E un cazzo chiamato. Dobbiamo chiamarlo C. E quindi con genialità americana tipica, che stanno, sono pragmatici, hanno fatto A, B e C, salute, e sarebbe il nostro dopo, e C, e salute, e dopo, poi ci passa il Re, che è il D, il Mi, che è E, F, e C, quindi la loro scala è A, B, C, D, E, F, G. Mi pare di averlo già sentito da qualche parte, anche da noi, non mi ricordo bene dove sta, però A, B, C, D, E, F, G. A, il La, B, il Si, C, il Do, E, Mi. E il D, Re. E il G, il Sol. È facile, è proprio elementare, americamente, didatticamente pragmatico. Esercitatevi in questa applicazione per fare A e cercate la nota. Per esempio faccio Re e vedi D, F, 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 La, La, Do, Do, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Re, Do, 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 Ci, 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 Do, Do, Ci, Ci, Fa, 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 Ci, Ci, Do, Do, Ci, Ci, Si, Si, Ci, Ci, Si, Si, Ci, Ci, Si, Si, Ci, Ci, Do, Do, Ci, Do, Do, Ci, Do, Do, Ci, Buon lavoro! Studiate bene, caproni!